vicino allo spettacolo del grande calcio, qui ovviamente su eSports, gara che viene trasmessa in molti paesi con milioni di potenziali spettatori, e del resto è una sfida che si preannuncia infuocata di grande spettacolo. Entrambe le squadre sono dette certe di portarla a casa, ma alla fine avrà ragione soltanto una. Quale delle due squadre riuscirà a imporre la propria supremazia? La risposta a breve. Splendide queste immagini che documentano il clima di festa all'interno dello stadio, tutti i presupposti per una super sfida. Vi danno il benvenuto Pierluigi Pardo e Lele Adani di nuovo insieme per raccontarvi le emozioni di questo match. Club protagonista della sfida che commenteremo oggi. Gara che mette di fronte All Boys e International. L'atmosfera è da brividi, ma non so se i nostri amici a casa la sentono. Riescono a sentire il calore, le emozioni che si respirano qui sullo spalti. Ora affidiamoci allo spettacolo, quello del campo, quello che dice la verità. Ottimo intervento in copertura. Pallo non fischiato, vantaggio. La gioca lunga. Day. Interviene, può metterla da lì. 1-0 all'alba del match. Abe. Alla lunga, scavalcata la difesa, sembra interessante. Portiere che sventa la conclusione senza particolari problemi. Va alla giocata lunga, ma su il pallone spazza via. L'alza per metterlo alle spalle della difesa. Prova la botta. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Tacco robusto, palla persa. Palla che esce, sarà palo laterale. Ingenuità e pallone regalato. Prova a metterla lunga col filtrante. Pallone verso il portiere per evitare la pressione. Prova l'International. Ricorrono a tiki taka per crearsi spazi. Intercetta palla, vediamo se la sfruttano. Testa alta, prova il cross. Pallone allontanato. Ottima protezione su questo cross. Fuori, sarà fallo laterale. La mette verso l'area. Palla allontanata. Lancio fuori misura, palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Si affida al lancio lungo qui. Si rifugia sul portiere, sul pressing avversario. Lazzo. La gioca profonda verso l'attaccante. Dovevano fare meglio, qui ci sono dubbi. Non l'hanno gestita bene. Vogliono ragionare e attendere il momento giusto nonostante siano sotto di un gol. Risolve lui. La mette in mezzo. E
e la mette in rovesciata. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Alla profondità, azione che sfuma di poco oltre il difensore. Lancio morbido verso il compagno, prova a rendersi pericolosi, sventa il pericolo, cerca la profondità con questo tocco morbido, può andare uno contro uno col portiere, ci ha messo una pezza qui il portiere. Situazione di parità che potrebbe sbloccarsi grazie a questo calcio d'angolo. Sicuro qui il portiere che blocca. Lazo. Ottimo recupero, attenzione. Si accentra. Prova a piazzare. Palla molto interessante. Che palla che è riuscita a intercettare. Interessante in profondità. L'alza per mettere alle spalle della difesa. Traversione in aria. Il più difettoso. Pallone arretrato. Ci mette il corpo, intervento decisivo. Perdono palla gli All Boys. Occhio all'International. Entrambe le squadre mostrano limiti nel possesso palla. Attaccano con più elementi. Respinge la conclusione. Finisce in questo istante la prima metà di gara e vedremo cosa ci offrirà il secondo tempo. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Frank perde palla. Palla in profondità, interviene ed evita guai. Occhio alla botta, ben posizionato qui il portiere che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Brutto possesso dell'International, si affida al lancio lungo qui. Si riparte con una rimessa dal fondo. Contrasto efficace. Continua ad avanzare.
Belingheri. Pallone riconquistato, possibilità. Prova ad alzarla per scavalcare la difesa. C'è spazio per la ripartenza. Pallone profondo, interessante. Contropiede che svanisce. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. Arbitro che interviene, concede la punizione per il fallo. Aveva provato a capire se si concretizzasse o meno il vantaggio. L'arbitro decide di ammonire qui l'autore del fallo. Ha rimediato la situazione che rischia. Lo supera benissimo. Occhio perché il pallone è ancora in mezzo. Buono il contrasto. Abe. Si fa spazio. Riconquista la palla grazie a un ottimo intervento in copertura. Provano a portare pericolo dalle parti dell'area avversaria. Portiere chiamato in causa qui. Lei non troppo difficile. Belingheri. Si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone. Alla profondità. L'ultimo tocco è il suo, dunque calcio d'angolo. Brutta difesa, altra possibilità. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Ottimo intervento del portiere. Cerca una traccia aerea. Frank prova con l'altro lungo. Bale, efficace l'intervento del portiere che salva. Intervento duro ma corretto. Prova ad avanzare ancora gli All Boys. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Prova a superare la difesa col tocco aereo. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Buono questo passaggio. Cerca il traversone, se la cava nonostante il press. Intercetta il cross e spazza via. Ancora 600 secondi alla fine. Capisce tutto e recupera un pallone pericoloso. Grande attesa per questo riflesso magnifico del portiere. Palla in fallo laterale. Opta per la soluzione sul primo palo. Interviene bene e spazza. Mette la palla al centro. Interviene ed evita guai. Possesso palla interrotto. Palla troppo lunga, nessun problema per il portiere. Cerca un pallone profondo. Si inserisce bene e recupera. Palla in profondità. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Potevano portarsi in vantaggio, ma avevano fatto i conti con i riflessi del portiere. Ha letteralmente evitato un gol fatto e non poteva scegliere meglio di lui. Intervento non difficile quello del portiere. Altro tiro dalla bandierina. Portiere attento su questo calcio d'angolo, ma sul pallone nonostante la carica. Si andrà avanti ancora per un minuto. Occhio a questo lancio. Si riversa di davanti a caccia del gol partita, manca poco al termine.
finisce qui per il momento. Non sono abbassati i 90 minuti, si va all'extra time.